Modena terra di motori, Modena terra di Enzo Ferrari, qui tutto ci parla del Drake, comprese le vecchie osterie. Qui siamo alla Piola, che era una di quelle preferite in assoluto da Ferrari, è venuto qui per tutta la vita, si sedeva in quest'angolo, questa è la sua sedia, tra l'altro vediamo che ricordano come Enzo Ferrari si sedesse sempre qui, stesso posto, stessa sedia, stessi amici, e la sedia doveva avere assolutamente la paglia. Io sono con Claudio Camola, l'oste e amico di una vita di Ferrari. Lei è cresciuto con Enzo Ferrari, si sedeva sulle sue ginocchia e poi ha cominciato a conoscerlo. Da piccolo sì, quando ero più grande non mi voleva sulle sue ginocchia. Immagino, anche perché Ferrari aveva dei gusti ben noti, ottimi gusti di cibo e non solo. Però qua parliamo di cibo. Questa è la Piola, dicevamo, un'antichissima osteria sul Secchia del 700 che ha mantenuto le tradizioni gastronomiche del luogo. E cosa mangiava Ferrari? Tutto ciò che era modenese, non aveva preferenze, non voleva i cibi raffinati, amava la modenesità. Diceva, la cosa che odiava di più, diceva, quando mi invitano in un qualche party, una qualche inaugurazione, c'han sempre quel piatto, i tagliolini, panna e salmone. No! Che sono una cosa. E lui qui veniva con i suoi amici, che anche gli amici erano sempre gli stessi, perché Ferrari era un abitudinario. Altro che... Di solito erano sei, loro sei. Allora, Franco Gozzi, il carissimo Franco Gozzi, che lo saluto, che è ancora valido e pieno di forze. Benzi, altro amico carissimo, era la persona di cui Ferrari si fidava a occhi chiusi, teneva i conti di Ferrari, era quello che aveva in mano la posizione finanziaria della Ferrari. L'ingegner Tavoni, Sergio Scaglietti, e qua c'è Rugolini, altro suo grande amico, e qua c'era lui. Questa parete qua l'ha voluta lui. Lui diceva che dietro alla sua schiena, perché lui si metteva qua, voleva sentirsi a casa sua. Allora ha portato tutti questi quadri, li ha portati lui, compresa l'Argine del Montenegro, che lui diceva che era la più bella donna del mondo. Io gli ho detto, ma Dio, sembra mia nonna, il fa, te non capisci niente. Vabbè, e un giornalista gli chiese, ma come mai lei monarchico? Dice, no, non sono monarchico, però apprezzavo la casa reale. Diceva, perché il più stupido dei nostri deputati mangia molto di più di tutta la casa reale messa insieme. A parte la regina del Montenegro, lei donne qui ne avrà viste passare tante. L'oste è come il medico, ne ho viste passare tante e lui aveva buoni gusti in fatto di cibo e quindi di conseguenza anche di donne. From a mess to the masses.